la prima pietra con Corrado Cusanti, Iaia Forte, Lucia Mascino. Sì, che cosa accade a voi tre in questa storia, in questa strana storia? Dunque, è la storia di un piccolo incidente in una scuola Montessori multiculturale con appunto bambini di varie etnie, in cui un piccolo incidente, quindi c'è una pietra che lancia un bambino che rompe un vetro, diventa, che comincia quindi con una cosa assolutamente minimale, diventa un casus belli enorme, quindi è una specie di valanga che è inesorabile, va verso il finale. Esatto, quindi c'è il preside che vuole solo fare questa recita di Natale, che però viene assediato da tutti quanti, dalla maestra che sono io, che è fissata per la pace, quindi cerca di fare pace in questo gruppo invece fatto dalla bidella, il custode, che sono stati colpiti da questa pietra, e invece la parte di mamma e nonna del bambino. Quindi insomma ognuno a modo suo disturba, ognuno a modo suo assedia questo preside che non ce la fa più, e poi le cose andranno sempre peggio, ovviamente non miglioreranno, e niente, quindi cosa ci succede? A qualcuno succede qualcosa, a qualcun altro la causa, qui c'è tra l'altro c'è il regista a cui finalmente potrà rispondere bene, perché ogni volta che cerco di fare il riassunto di questo film non ce l'ho fatta. Quindi... No, ma io voglio ascoltare. No, non ce la faccio. Non è corresponsabile di questo. Sì. No. Il colpevole, totale. No, ma io sono qui solo, io voglio solo ascoltare. Parlate voi. Iaia, che dici? Iaia. Io sono la bidella, la moglie di Valerio Aprea, appunto una colpita, e trovo che sia curiosa perché è una commedia che mette in campo anche dei temi che sono profondamente attuali. Certo, è vero, molto attuale. Sì. Praticamente i bambini ci guardano allibiti perché dicono: ma come mai questi adulti per anni litigano sulle stesse cose senza trovare una soluzione? Che è poi praticamente quello che succede nel mondo da milioni di anni, ma così è. Quindi sì, esatto, non c'è la capacità di... Però, Corrado, che dici? Siamo incapaci. Lui prima mi ha detto una cosa divertente. Sorridi. Ma io penso, sai, questa è... faccio il buo. Il mio personaggio è uno che la fa facile, che pensa di risolverla in due minuti, ovviamente non è così. Scusami, l'ho interrotto. No, dicevo soltanto appunto che è un momento molto difficile per queste questioni, e che nel film la scuola è una sorta di microcosmo del paese in cui accadono le cose messe sotto forma di commedia, che sono amplificati i problemi che viviamo ormai quotidianamente con questa questione. Poi è cattivo ed è bello, una commedia cattiva, non esente da cattiveria, viva Dio, adoro le commedie non buoniste. Sì, io penso che in questo caso il buonismo sarebbe stato ancora più cinico, perché no, un finale conciliante, sì. Vabbè, non voglio anticipare, per carità, sto spesso, ho detto troppo, allora tagliatevi prego, ma insomma è una commedia un po' orticante come si faceva anni fa, insomma. Con attori, beh, è stato un piacere lavorare, un gruppo di attori fantastici, un vero gioco. Puro godimento. Non sanno che l'avrei fatto gratis, per fortuna. Ah, no. E anzi forse pagando. Per la prima pietra, Kasia Smutniak e Valerio Aprea, insomma, la prima pietra ci ispira, no? Un titolo ispirato dal Vangelo, si parla di scontri, di religioni, come si incastrano i vostri personaggi in questa storia? Malissimo, per quanto mi riguarda addirittura con danni corporali. Diciamo. Beh, la pietra ti riguarda più il tuo personaggio che il mio. Esatto, la mia fronte. Sbuca il regista da dietro. Ho un regista che fa cose che per fortuna in radio non si... Non si vedono, ma si possono dire però, sì, penso. Ma qua si vede. Ecco, esatto. Questa pietra fa dei danni incalcolabili, diciamo. Perché poi scatenerà un confronto che poi degenera in scontro tra, diciamo, persone che si trovano ai poli opposti, diciamo, a livello così, culturale, religioso, geografico, ed è un po' una rappresentazione di, così, della condizione attuale della convivenza più o meno civile o più o meno incivile tra le persone nel 2018 in un paese come l'Italia, e che provengono da culture diverse. Kasia, ti vediamo per la prima volta con il velo. Sì.
Cioè non è quello della sposa. Com'è questa donna, questa madre? È una mamma come tante altre, una madre che è in apprensione per il proprio figlio, ma più che altro delle ragioni della madre, le ragioni di una donna che è cresciuta, è nata in Italia, ma viene proprio per il suo aspetto, perché porta il velo, viene in qualche modo trattata da una straniera che difatti non lo è. E io credo che questa prima pietra, che poi è il titolo del nostro film, questa prima pietra un po' è una genesi del male, è quello che ci divide tra equilibrio e disquilibrio, e a volte basta veramente poco per rovinare questo leggero equilibrio e far uscire il peggio che abbiamo dentro. E poi non a caso questa storia è ambientata in un periodo prenatalizio, qualche giorno prima di Natale, non a caso è ambientata durante o appena prima la recita di Natale, che è un momento particolarmente intenso nelle vite dei genitori e dei figli, chi va a scuola. È un momento che si tiene tutto veramente su un equilibrio, su un filo sottilissimo, che è il momento peggiore dell'anno, diciamocelo, e è proprio lì che questa storia accade. E anche questo non a caso.